un'altra domanda, prego. Salve, mi chiamo Jenny, secondo anno, e la domanda è per tutti e tre. Potreste dire più o meno in due parole perché... Brevemente, quali sono le caratteristiche che fanno grande l'America nel mondo? Diversità e opportunità. Luis? Libertà e libertà, e che sia sempre così. Will? I New York Jets. No, stavolta non vado avanti se non rispondi. Cosa rende l'America il miglior paese al mondo? Beh, l'hanno già detto loro. Diversità e opportunità, libertà e libertà. Non torni all'aeroporto se non rispondi alla domanda. Beh, la nostra Costituzione è un capolavoro. Madison era un genio. La Dichiarazione di Indipendenza per me è il pezzo migliore mai scritto in America. Non mi sembri soddisfatto. Parli di una serie di leggi e di una dichiarazione di guerra. Ti chiedo una risposta come uomo. Che pensi della gente? Perché l'America... Non è il miglior paese al mondo, professore. Contento adesso? Tu dici sì. Che... Parliamo adesso... Il problema non è tanto sovvenzionare l'arte. Sì, in fondo a noi trattengono una miseria, ma è logico che lui su questo ti stuzzichi. Non costa soldi, costa voti, spazi radio, articoli vari. Sai perché non piacciono i liberali? Perché perdono. Se i liberali sono così intelligenti, perché caspita perdono sempre? Ehi. E con che faccia tu dici agli studenti che l'America è un paese grandioso, come se fossimo gli unici al mondo ad avere libertà? In Canada c'è libertà, in Giappone c'è libertà, in Inghilterra, Francia, Italia, Germania, Spagna, Australia, in Belgio c'è libertà. Sai che su 207 stati sovrani in circa 180 c'è libertà. D'accordo. E tu, sciocca ragazzina, se per sbaglio entrerai in una cabina elettorale, devi sapere un paio di cose. Ad esempio, non ci sono prove a sostegno dell'asserzione che siamo il miglior paese al mondo. Siamo settimi in alfabetismo, 27esimi in matematica, 49esimi in aspettativa di vita, 178esimi in mortalità infantile, terzi in reddito medio familiare, quarti per forza lavoro ed esportazioni. Primi al mondo solo in tre categorie: massimo numero di carcerati pro capite, numero di adulti che credono agli angeli e spese militari. Spendiamo il totale dei 26 paesi dopo di noi, 25 dei quali alleati. Certo, non è colpa di una studentessa ventenne, però tu fai sicuramente parte della peggiore punto generazione punto di sempre punto. Quando ci chiedi cosa fa grande l'America nel mondo, non so di che cazzo stai parlando. Di Disneyland? Lo eravamo una volta. Lottavamo per il giusto. O per motivi morali, creavamo le leggi o le cancellavamo per motivi morali, combattevamo la povertà, non i poveri. Ci siamo sacrificati, pensavamo agli altri, facevamo delle cose concrete senza essere spocchiosi. Noi abbiamo creato novità, fatto progressi tecnologici pazzeschi, esplorato l'universo, curato malattie. Noi avevamo i più grandi artisti al mondo e l'economia più forte del mondo. Puntavamo sempre in alto. Agivamo da uomini, aspiravamo all'intelligenza, la esaltavamo, non ci sentivamo inferiori. Non ci identificavamo con chi avevamo votato e non eravamo così paurosi. Tutto questo è stato possibile perché eravamo ben informati. Da grandi uomini, uomini rispettati. Per risolvere un problema si deve riconoscere che ce n'è uno. L'America non è più il più grande paese al mondo.